La crisi idrica sia sotto gli occhi di tutti, lo vediamo. Parlando di questa provincia in modo particolare, l'attenzione è sul fiume Metauro, perché dal fiume Metauro noi captiamo l'80% di acqua da potabilizzare, perché poi redistribuiamo nelle case di questa provincia, tutta la città di Pesaro, tutta la città di Fano, ma anche altri comuni. Il fiume Metauro non è ancora, tra virgolette, in emergenza, ma è molto vicino e sicuramente andrà in emergenza da qui a pochi giorni o pochissime settimane. Probabilmente saremo costretti anche quest'anno a riaprire il pozzo di Sant'Anna del Furlo e il pozzo del Burano tra Cagli e Cantiano per immettere acqua nel fiume e fare in modo che poi i punti di captazione più a valle, che sono a Tavernelle, quindi a Coglio al Metauro, dove Marche Abruzzo e Servizi appunto capta acqua da poi da potabilizzare e immettere nell'acquedotto, ecco, utilizzare questi pozzi vuol dire non far seccare il fiume, detto brutalmente. È un qualcosa di eccezionale, fino a qualche anno fa avveniva ogni qualche anno, purtroppo ai noi ultimamente avviene con regolarità ogni anno, quindi noi dovremmo imparare, secondo me, ad immagazzinare acqua durante l'inverno, quando piove, quando si sciolgono le nevi, magari in alcuni bacini o nuovi bacini da realizzare, ma io credo sia molto importante anche la pulizia dei bacini già esistenti. Sul fiume Metauro noi abbiamo la diga del Furlo, la diga di San Lazzaro di Fossombrone e la diga di Tavernelle di Coglio al Metauro. Queste tre dighe, questi tre invasi, hanno una capienza oggi di circa un terzo di quella che inizialmente avevano prima che fossero, diciamo, intasate di detriti, non sono mai stati puliti nei decenni. Se noi pulissimo questi tre invasi, riuscissimo a pulire questi tre invasi, oggi avremmo 1,5 milioni di metri cubi d'acqua a disposizione durante l'estate, cioè vorrebbe dire 2 mesi di autonomia, cioè vorrebbe dire superare qualsiasi crisi estiva.